non vaccinati. I medici non vaccinati vengono presentati come medici contestatori, quelli che vogliono bloccare l'attività degli ordini, quelli che sono contro il sistema sanitario, che non vogliono approvare il conto consuntivo anno 2021. Ma è proprio così? Ne siamo sicuri? Io sto parlando come medico vaccinato, con due dosi, che poi ha preso l'infezione ed è guarito. Non sono un medico Novax, eppure mi sono fatta una domanda, più domande. La prima è stata: perché il Ministero della Salute continua a dire tachipirina e vigili attesa quando io stessa ho curato molte persone con Covid, con farmaci semplici, conosciuti da molti anni, che se usati fin dall'inizio della comparsa dei sintomi sono efficaci, molto efficaci. Perché sta succedendo questo? E l'ordine professionale, che giustamente dovrebbe vigilare sull'attività dei medici e garantire che i medici iscritti all'ordine abbiano le competenze per esercitare e abbiano completato il loro percorso di studi e la loro formazione, i loro aggiornamenti. E ora ci troviamo in questa situazione, che l'ordine sta allontanando i medici competenti, quelli che hanno curato centinaia di persone malate anche di Covid. Io mi chiedo, ma cosa sta succedendo? E chiedo ai colleghi, quelli sicuramente più esperti di me a livello di trattamenti, di terapie, io sono un medico del lavoro, chiedo se si sono posti qualche domanda, se in questi mesi, nell'ultimo anno in particolare, hanno visto comparire tanti nuovi sintomi, se hanno visitato tante persone con tante più patologie. Io, nel mio piccolo, nella mia esperienza di medico del lavoro, ho visto trombosi venose, paresi facciali, trombosi dell'arteria retinica, perdite improvvise di udito, ho visto recidive tumorali, comparsa di nuovi tumori, insufficienze renali, ho visto miocarditi, ho visto neuropatie, anche quelle delle piccole terminazioni nervose che se fai un'elettromiografia non si vede niente, ci vuole forse una biopsia. Io nel mio piccolo ho visto questo e anche molto altro. I lavoratori che dovrebbero essere sani. E allora chiedo a voi colleghi clinici e non solo, quante più cose avete visto voi, che in genere vedete persone malate e non sane? Faccio queste domande e vorrei capire che risposte vi date a tutti questi casi, anche di morti improvvise. Se è tutto normale o se forse stiamo sbagliando qualcosa. E allora, l'ordine sta garantendo l'operato di chi? L'operato di quali medici? Quelli che rispettano la vita, che la tutelano, o di chi? Di quali medici? Io sono nelle aziende ed ora è un continuo di lavoratori terza dose positivi sintomatici e non vaccinati, ho quasi finito, quelli che hanno preso tutti il Covid in gennaio, febbraio, marzo perché lo hanno cercato, ora stanno tutti bene. Chi contagia adesso? Chi contagia? Perché non facciamo lavorare i medici, i sanitari che hanno salvato e continuano a salvare molte persone? Seguiamo la scienza? Ma quale scienza? La scienza che ho seguito io e che mi ha portato a fare il vaccino in febbraio 2021? Oppure l'osservazione e l'esperienza di questo anno di vaccinazioni, di quello che ha portato, di quello che ho visto e di quello che ho sperimentato anche sulla mia pelle, purtroppo? Ho finito. Non è questo il metodo scientifico? O la scienza è diventato un dogma? Lo chiedo a voi. Vorrei una risposta prima di dare un voto.
anche nella vostra coscienza. Grazie, dottoressa. Brava! Brava!